Prima o poi Infatti provo provo così. così, provo così. Però dovete essere voi a non entrare allora. Davide! Perché vi manda l'invito a tutti in automatico. A me l'invito non mi arriva però. Aspetta. Davide, io non lo conosco, io non lo conosco il nome del team. Un'altra volta. Sì, l'ho scritto, è Masuki, però è un'altra cosa. Mi ricordo che è più lungo di Ah no, no, no! Aspetta, si, tutta. Si chiamava Tela Suki. No, c'è la Suki. C'è la Suki, c'ha ragione, è vero. C'è la Suki. Ah, va bene. Come li con la K. C'è la Suki con la K. Ok, un attimo solo, ora arriva la fine. Ragazzi, ha cliccato tutti perché stava facendo un'altra sessione. No, ora parlate uno solo. Arriverà l'invito a tutti. Lo accetta prima Snake e poi tutti quanti. Io per sicurezza disattiverei anche la patente, però. Vai, tanto è più alla sessione. È un po' triste dover disabilitare la patente. Vabbè, dai. Almeno evitiamo di uscire con la patente. Evitiamo che ce la tocca. Adesso entra solo Snake, ok. Axol, tu dimmi come dice quando sei accettato. Voglio non muoio niente. Non ti è arrivato niente. No, ma non è che sia offline. No. Ma se lo devo accettare? No, non è accettato. Ma aspetta, nessuno c'è di niente. Ah, io ho accettato. Ma porca sì, uscirati nei denti anche. Fa una cosa, Joy, vuoi fare cosa passo come abbiamo sempre fatto? Minchia, un'altra volta. Perché visto che metto l'invito non mi arrivo, passo che mi dovrebbe fare. Provo a toglierti dei partecipanti e ti rimetto. Ascoltami, però se tu pure che non ti arriva, fai unisci a sessione. Lo chicca perché non è per invito. Ragazzi, scusatemi un attimo di silenzio. Per cortesia, ricordatevi che siamo in live. Grazie. Ciao madre. Ma fin da questo. Ciao mamma. Ciao. Ciao. Ma ragazzi, dimmi un attimo, nel frattempo Tommaso riesce a risolvere. Ciao, vi dico una cosa importante. Vedete che a cominciare che già sono le 9:20. Vedete che potete dire con la libreria di Snake. Stiamo aspettando Dio. Sì, ragazzi, stringiamo perché io dopo c'ho da fare. No raga, pure io devo andare a prendere la mezzita. A differenza di Domenico che va a dormire o gioca fino alle 4. No, io non va. Raga, comunque a parte scherzi, cerchiamo di iniziare che se non finiamo più stasera. No, ragazzi, io iniziamo solo se mi dite la livrea di Snake in che team corre. La livrea mia, come si chiama? Rip. Team Rip. Non ci sono io. Poi mi mancano gli altri team, come si chiamano per favore? Basta, aspetta, lo sta facendo Tommaso, facciamo solo un casino. No, lui sta facendo i... Tutti sta facendo lui. Minchia del bordello, mi sembra di entrare al mercato, uno per volta. Facciamo come i bambini dell'elementare, il gioco del silenzio. Ma io vado a vedere. Ok, allora, Sligatti, Rip, Triage, c'è la Suki, poi chi manca? Vidimar, Ramarro, Marrone. Ramarrone, posso accettare? Ma Drake? Ci sta. Sì, ce l'ha arrivato. Ok, giù. Spiego. Io a titolo... Vedi... A titolo... È tornato il... Aspetta. Merda, mi sei pagato il gioco. No, Carmine. Cazzo lo so. È successo pure a me prima. Allora, chiudo o l'invito? Volante 1 chiama Volante 2. Mi mandate l'invito. Perché è arrivato l'invito? Chi è che c'è la live accesa? Pier, Io c'ho la live accesa che sto ascoltando. Sei stato spostato. In che canale?
Ragazzi, stasera è lunga. No, scrivete cavolate. A posto, ok. Ok, hai sempre la live aperta? Sì. Quindici piloti in pista, divisi in 1, 2, 3, 4, 5, in 6 team. Perché fra impegni lavorativi e quant'altro, qualcuno ci raggiungerà, speriamo, tra 28 minuti. E salutate gli amici a casa, Andrea. Sì, io saluto tutti. Salve ragazzi. Tutti, uno per uno li salutate. Sì, sì. Allora, fammi finire di fare sto benedetto assetto. Hai detto che ci sono 20 giri, giusto, da? Sì. Tanto per gli amici a casa, ma il minchia è proprio... Ma chi, Valerio? Spontaneo. Ok, perché non ha la password per entrare. Lo faccio entrare e siamo al completo. Daily cookie. Un utente è stato spostato. Ciao, nel Daily. Tuo canale. Daily? Mi sentite? Sì, adesso sì, Daily. Noi stiamo girando, tu ti sei unito? No, purtroppo sono crashato. Mi potete invitare? No, non ti posso invitare perché stiamo girando tutti. Unisciti, è uno di noi. Ah, Piero.
Va che sto facendo il torneo, Frodo, se mi potresti spostare in, in AFK. Come? Ero anche in Discord perché stavo parlando prima con un mio amico su Discord e sono spostato in AFK. Com'è, sereno o piovoso? Piove. Piove? Piove. Molto bene. Ma piove tanto o piove da asciutto? Non piove da asciutto, però sai com'è che può cambiare. Quando sei dentro me lo dici che ti porto nel tuo team? Tanto saluto a casa che sei in diretta. Sì, sono già dentro, sono. Ok, il team tuo me lo ricordi? Pompiero. Pompiero, quindi gli sfigatti, va bene. Sì. Comunque grazie. Sei in live, se puoi salutare. Ciao! Sì ragazzi, siamo in live su YouTube. Quanti ce ne sono in diretta? Di cosa? Nel suo ultimo passaggio il leader attuale ha fatto 1,53 e 3, leader a destra. Non lo vede, capito? Non vede, buon game, buona gara, mi raccomando, vai piano. Buon game. Ciao. E a sinistra, okay. Libero a sinistra. Senti, okay, mi manca soltanto Valerio. Gli ho mandato un messaggio su WhatsApp, ma non mi ha risposto. Mi sa che sta tornando a casa. Ah. Allora io voglio mettere a finestra il gioco, voglio mettere a finestra. Tempo sul giro del libero attuale 1,41 e 8. Il leader attuale ha appena fatto 1,39 e 6. Queste cosa sono? Le prove libere? Sì. No, qualificazioni. Sono le qualifiche? Sì. Perché non abbiamo messo, capito? Ottava posizione. Primo settore siamo 2 secondi e 6 sopra il ritmo ottimale. Scotta, com'è il discorso delle strisce? Qual è la striscia da rispettare? Davide, devi arrivare fino all'inizio della curva dove c'è la striscia gialla, arancione e nera. Quando finisce puoi girare. Perché sennò ti dà la penalità. Ok, individuale. Nel secondo settore siamo a 3 secondi e 3 sopra il passo. Fino dritto fino a che non finisce la striscia gialla e nera. Non è uno spettacolo. Sì, tutta un'altra cosa. Allora, ricordo per gli amici a casa che questo è un evento di campionato TC1 monomarca Clio della stagione 2018 Nitro Racing. Sei
settima posizione. Nel tuo ultimo giro hai segnato 1,46,5. Nel primo settore siamo 2 secondi e 6 sopra il passo. Nel secondo settore siamo 3 secondi e 3 sopra il ritmo ottimale. Nel terzo settore siamo 1 secondo e 1 sopra il passo. 6 secondi e 9 sopra il passo attuale. Il pilota che hai davanti ha fatto 1,43,5. Vai adesso, Davide! Buonasera a tutti, siamo noi del team di Guida del Team con la nuova stagione 2018. Nel primo settore siamo 4 secondi e 3 sopra il passo. 3 gare, proseguiranno altre 20 dritto, anche che dell'ultimo, quello che parte sulla nostra pagina Facebook di Guida del Team Italia. Oppure potete venire a trovarci qui sul nostro TS. Ce l'hai a destra, libero a destra. ts.topiamultigaming.it. Vi aspettiamo numerosi. Ti ho chiesto di aspettare perché c'era l'ingegnere che mi stava parlando. C'è un ingegnere in italiano che mi dà tutte le indicazioni di guida. Rompe le palle, no, invece è utilissimo. Nel secondo settore siamo 11 secondi e 8 sopra il passo. Il pilota che ti segue ha fatto 1,47,7. Tutto quello che c'è sullo schermo lo puoi levare. Fa tutto lui. Ti dice la posizione, i tempi, gli avversari, dove, la posizione di dove si trovano. Fai quello che ti ha fatto te da tornare. Sì. Nell'ultimo passaggio hai fatto registrare 1,57,5. Nel primo settore siamo 4 secondi e 3 sopra il passo. Nel terzo settore siamo 1 secondo e 8 sopra il ritmo ottimale. 6,17 secondi e 9 sopra il passo. Mancano 20 minuti al termine, 20 minuti. Il pilota che ti precede ha fatto ABS, 1,45,4. È tutto disabilitato. Nel primo settore siamo 3 secondi e 6 sopra il ritmo ottimale. Eccola. Non c'è niente, non c'è controllo di trazione, non c'è nulla. Cazzo. Ma infatti... I pneumatici sono freddi, mi raccomando, cautela fino a che non si riscaldano. Nel secondo settore siamo a 3 secondi e 0 sopra il passo. Ma sei sul nostro YouTube? Sì. Sei in 11ª posizione. Il tempo del tuo ultimo giro è di 1,48,0. Nel primo settore siamo 3 secondi e 6 sopra il passo. Nel secondo settore siamo 3 secondi e 0 sopra il ritmo ottimale. Nel terzo settore siamo 1 secondo e 7 sopra il passo. 6,8 secondi e 4 sopra il passo ottimale. A quanto giro? 1,89. Ah, io ho preso un muro. 1,39. Nel primo settore siamo 1 secondo e 9 sopra il passo. C'è un piccolo danno alla sospensione, occhio. Tu dietro di me? Penso di sì. No, non si può spingere. No.
Ho visto. Chi ti segue ha fatto 1, 48 e 6. Non si può spingere, no. Ce l'hai a sinistra, libero a sinistra. Dai, 15 minuti. E porca miseria. C'è una cacchio di curva. Il pilota che ti segue ha fatto 1, 47 e 5. Sai che fai? Sbatti poco poco. Sì. 15 minuti al termine, 15 minuti. Vado piano piano, mi faccio prendere un tempo, quantomeno. Nel primo settore siamo un secondo e uno sopra il passo. Ehi, tu uomini, li senti? Io mi ritengo, no. Ce l'hai a sinistra, libero a sinistra. Mangiamo questa curva, non lo sta. Nel secondo settore siamo a 2 secondi e 5 sopra il passo. Nel terzo settore siamo 8 decimi sopra il ritmo ottimale. Nel primo settore siamo 7 decimi sopra il passo. Ora finisco sto giro e lo faccio entrare. Non è già te, vale.
Valerio, mannaggia a te. Sei in live, sto dicendo la parola. L'utente è stato spostato nel tuo campo. Nel secondo settore siamo a 4 secondi no, e 3 sopra il passo. Tutto alla 12 minuti, 12 minuti, per non si ballare. 4-2. Ciao Ale! Io vado in bagno là. Vale! La cantina, che cantina è quel vino? È quello che sto facendo, quello della cantinata. Il feudo! Il feudo, questo! Vai tranquillo che vuoi! Il passaggio è di 1, 47 e 3. Nel primo settore siamo 7, 25, sopra il ritmo ottimale. Nel secondo settore siamo 4 secondi e 3 sopra il passo. Nel terzo settore siamo 2 secondi e 6 sopra il ritmo ottimale. 6, 7 secondi e 7 sopra il passo. Andrea, dimmi, la password per il gioco qual è? La password per il gioco? Non lo so, devi chiedere a Davide, è un copia. Nel primo settore siamo 2 secondi e 5 sopra il passo. Devi chiedere a Davide. Vabbè, quindi sono l'ultimo? Sette l'ultimo? No, ti sento male, anche. Nel secondo settore siamo 3 secondi e 5 sopra il passo. Dieci minuti al termine, 10 minuti. Dimmi. Sei in undicesima posizione, nel dodicesimo giro è segnato 1, 46 e 9. Nel primo settore siamo 2 secondi e 5 sopra il passo. Nel secondo settore siamo 3 secondi e 5 sopra il ritmo ottimale. Nel terzo settore siamo 1 secondo e 3 sopra il passo. 6, 7 secondi e 3 sopra il passo attuale. Nel primo settore siamo 1 secondo e 6 sopra il ritmo ottimale. Hai un piccolo danno aerodinamico, non sembra grave. Sentite? Sì. Lei è il gioco non lo so. Cazzo. Ti piace massa? Cazzo. Va bene. Oh. Nel secondo settore siamo 3 secondi e 5 sopra il passo. Mi ha disconnesso pure a me, sto rientrando. Perché avete la connessione bassa, può essere? No, perché io ora ho spento di acceso il modem. Tra l'altro sono per te. Io ho paura di per la prima volta che capitava la stessa cosa. Il tempo del tuo ultimo passaggio è di 1, 46 e 0, 6, 6 secondi e 4 sopra il passo ottimale. Nel primo settore siamo 1 secondo e 6 sopra il passo. Nel secondo settore siamo 3 secondi e 5 sopra il passo. Nel terzo settore siamo 1 secondo e 3 sopra il ritmo ottimale. Abbiamo consumato metà carburante. Nel primo settore siamo 1 secondo e 7 sopra il passo.
Il carburante rimasto ci basta per altri 10 minuti. Andava buttato di nuovo fuori da sta trovi. Poi mi dice che sei entrato. No, adesso non è fuori. Abbiamo le gomme di destra fredde, cerchiamo di portarle in temperatura. Nel secondo settore siamo a 2 secondi e 7 sopra il passo. E a destra, libero a destra. Non è questo, mi ha abbandonato. Butta a te. Mancano 5 minuti, 5 minuti al termine. Questo mi ha fatto giù l'FPS, ragazzi. Sei in tredicesima posizione. Sei butta fuori, porca troppa. Il giro è stato invalidato per taglio pista. Ce l'hai a destra, libero a destra. Primo settore siamo 3 secondi e 7 sopra il ritmo ottimale. Libero destra. Le gomme sono fredde, non prendiamo rischi fino a che non si riscaldano. Nel secondo settore siamo a 2 secondi e 8 sopra il passo. Siamo 3 secondi e 3 sopra il ritmo ottimale. Niente, Valerio, è un buco che si disconnette. Abbiamo un piccolo danno aerodinamico.
Twitch. E vabbè, così non possiamo gareggiare tutti, però rischiamo di, cioè, di attommolare tutti. Tu riesci a entrare? Io entro, ma mi butto fuori, entro e mi butto fuori, entro e mi butto fuori. Due minuti al termine. Mazzo. No, stai girando? Ora mi può di nuovo a girare. Ma sei ancora con la discale? Sta andando. Sì, vabbè, dico. Non penso di essere io. Se io capito la stanza è un problema. Dai! E Vidi mi ha rubato qua pure. No, lui è. Ah, lui è? Sì, non è lui. È lui. E a destra. Libero a destra. No, Alex, sei butta fuori, aspetta, No, 55 secondi, non la fa più. È entrato, mi dice che sei entrato. Per il tuo canale e ti lasciamo direttamente. Porca patata. Sì, ma non ce la fa più me la risai. Libero destra. Non lo mangiare più ora, come deve entrare? Non lo può più entrare adesso. Lo fa rientrare? No. Ah, peggio per lui, è bello che gliel'ho detto. Se inizia la gara non entra più. 30 secondi, cioè. No. 2 minuti e mezzo prima della fine delle qualifiche non ti fa più entrare. Che mi dispiace tantissimo. Sessione conclusa in questo momento. Rientra, ti aspettiamo in box. 13ª posizione. Minchia, 10, 5 persone mi manca. Oh no. Ah, ecco qua. 15 riesce. Minchia, solo lui non si è connesso. Chi sono i primi? Raff, sì. Domenico sempre, minchia, Matteo come al solito. Temperatura asfalto 23 gradi Celsius, temperatura aria 9 gradi Celsius, 20 giri e la distanza di gara, determinati e concentrati, vai, sei in 13ª posizione. Perché c'è sta cazzola di password per entrare nel team? Sono le password vecchie, non ti preoccupare, poi la cambio. Ascoltami. Qua io mi sa che guardo. No, siete già nella griglia di partenza. Porca miseria. Sì, no, non ce l'ho fatta. Ma mannaggia la miseria.
Salmio, Sanilo. Guardandolo. Piano. Piano. Alla. Prima. Curva. Gara. Lunga. Quanti giri ci sono? 20. 20. Ok, stai pronto? La porca miseria! Dai, 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 dai! Andrea, ma non ti è entrata la marcia? No! No! Ho spento il microfono! Tanto mo fanno un macello la prima curva, non ti preoccupare! Da quante persone? E a sinistra, sei mezzo a due, attenzione, libero destra, libero. Orefice. Hai un piccolo danno aerodinamico, ce l'hai a destra, libero destra. Ce l'hai a sinistra, libero a sinistra. Comunque due macchine bianche sono, no? Pierre, il tuo compagno di squadra. Valerio, ma tu la stai vedendo di YouTube? No, no. Manco ci stai guardando. No, da domenica sto guardando. Ah. In panorama, diciamo. Ah, ok. Va, no, su qua. Ma in testa regge, secondo porca miseria! Eh? Primo Rebicia, secondo Tarni e terzo la mano. C'è un piccolo danno alla sospensione. Ho dato una botta a puttana miseria. Sono bellissimo. Oh, no, no, una volta capitava la stessa cosa. Che o mi buttava fuori a me, mi buttava fuori a Tommasino, capito? Sì, mi ricordo, mi ricordo. Sì, Comunque tu avrai qualche problema di mia. Sì, è una merda questa pista, questa è la mia esperienza. Ora appena entro a Maruoto, non affronto che subito cosa hanno così, immediatamente. Siamo ultimi, ultima posizione. E cazzo, perché finisci sempre lungo, puttana miseria, oh. Sempre lungo finisco. Chi ha sbattuto poi? Chi è che ha sbattuto? Domenico? No, come si chiama? Sam. Sam. C'è scritto Sam. Ah, fa un po' di telecronaca. Ma che mi piace lo fate, ragazzi. Ho spallato il uscita box è libera, fai attenzione alla linea bianca, i freni posteriori sono freddi, fai attenzione, le gomme sono fredde, riscaldare bene prima di forzare. Ma mi sta facendo giocare,
Il leader attuale ha appena fatto 1.46. Mamma mia, puttana, miseria puttana. Troia puttana. È la serie che sono in live. E anche questo ragazzi, anche questo. Mi censurano. Perché abbiamo messo. Abbiamo messo il. E con di meteo variabili c'è una pioggia che a terra ha formato il sapone, poi per uno scazzo come me, eccolo eccolo eccolo, porca misera, Piero e Emilio, io sono una botta. Pure io ho visto la bocca. No, io ho sentito che sono contento che mi sono visto il basta. Ah, no. Emilio. Emilio e Piero si sono sbattuti, mi sono venuti addosso. Piero è venuto addosso. Tu al 100% del basta. Rientra, chiedi il pit stop. Dentro direttamente senza chiederlo? No, non lo fa, non te lo fa, devi chiedere il pit stop, devi premere il... Io sono il tasto sul volante, ti compare il menu. Concentrato, determinato e cerchiamo di sfruttare al meglio il nostro potenziale. Chiedi il pit stop. 14esima posizione. Oh cazzo. Almeno se lo spostare il gioco. Vabbè, perché scoppia? No! Ti ritiri perché la macchina si rompe! Ce l'ho al 100%, però viaggia, come? Guarda dove c'è il motore! Il nostro distacco è diminuito, ora è di 17 secondi e 2. Nel primo settore okay, siamo danni al un motore. Secondo e 8 sopra il passo. Il 100% sarà la scoppa. Occhio ai danni al motore! A posto, allora niente, va bene così. Non ti rompono i braccetti, perché ogni volta mi si rompono i braccetti e mi faccio adesso a sinistra, adesso a sinistra. Nel secondo settore siamo un secondo e sei sopra il passo. Temperature freni nella norma, vai tranquillo. Da Gaffone di... Ho bene. Viaggio, l'altro se Emilio sta sbattendo alla grande, mi dà paura. Io non capire, non si incazza. Perché? Hanno fatto un incidente. Ma con chi? Con Pier, Pier Emilio. Pier Emilio... Ma Emilio è stesso. Come ti ha fatto l'incidente? In 13esima posizione, il tempo del tuo ultimo giro è di 1.45.3. Hai fatto il tuo personal best. Al momento siamo più o meno in linea con le aspettative, però credo ci sia un po' di margine per fare meglio. Nel primo settore siamo un secondo e 8 sopra il passo. Maledizione! Occhio ai tagli pista, dobbiamo fare più attenzione. Mi sono parato davanti a te. È uno sbattuto. Nel primo settore siamo 4 secondi e 8 sopra il ritmo ottimale. Te l'ho detto! Sta proprio sbattuto, stai là! Non è più male! Ha sbattuto con Emilio! Mi è venuto addosso! Scusa, ma come che Emilio è venuto addosso? Hai detto ex, dall'ultima posizione pure la sopra. Non lo so, ha sbattuto con uno e Pia mi ha rimbalzato addosso. Ah, sicuramente si incazzerà perché comunque uno sono sempre visto addosso. Nel secondo settore siamo un secondo e 8 sopra il passo. Le persone box? Sì, cioè è 60. Non deve fare il ribetto, che è 60? Ecco.
terzo settore siamo 2 secondi e 0 sotto il ritmo ottimale. Va bene, normale, non lo so. Sono partiti con meno carburante. Adesso si ritrovano a 5 giri, già far può essere male. Solo 5 giri abbiamo fatto. Sì. Porca patata. Nel primo settore siamo il secondo e 8 sotto il passo. Sì, sì, sì. Mi sono parato davanti a te. No, ora ti sto guardando la macchina, altrimenti la stampa non c'è la stampa che me la si parla. Ah, sì? Sì. La piantata destra c'è la stampa. Insomma, il... La lettura che ti può superare. Però danno il motore 20%. Non va che sia una così tanto di non si riduce. Stai riducendo il tuo distacco, vai così. Ora è di 9 secondi e 0. Nel secondo settore siamo un secondo e 9 sopra il passo. Ma vuoi dire tu? Lo Cristiano è box, io qua vai, supera. Viaggia. Allora, in testa abbiamo Orefice, secondo Domenico, terzo San Emilio, e chi è? Emilio 94, già. Emilio 94. L'ultimo passaggio hai fatto registrare, 1, 44 e 6. Hai appena segnato il tuo personal best. Nel secondo settore siamo un secondo e 9 sopra il passo. Questo punto è quarto, che c'è una bella bagarre. Dai che pure è bravo, Daily. Sì, va. Wayne che sta inseguendo. Wayne. Nel primo settore siamo 9 decimi sopra il ritmo ottimale. Mi piace fatto, no? Che non è stato, perché no, la bassa non sarebbe stato mai, no. E cioè, lascia pure la stanza, cioè, un occhio e va prendendo i muri di testa. Comunque mi dispiace che abbiamo perso... Nel secondo settore siamo un secondo e 5 sopra il passo. Che toscana fanno questa volta? Bandiera blu, occhio. Colgo l'occasione per salutare tutti i toscani che ci stanno guardando. Infatti. Noi abbiamo una toscana nel cuore, grande ragazzi, non cambiate mai. Bandiera blu, capito, vai con il ricorso, vai. Intanto l'ultimo passaggio è di 1,45 e 3, nel secondo e nel terzo settore siamo 9 decimi sopra il ritmo ottimale, nel primo settore siamo 9 decimi sopra il passo. Bandiera blu. Bello, ottimo sorpasso. Nel primo settore siamo 3 secondi e 4 sopra il passo. Bandiera blu, lascia strada. Dai a sinistra. Libera a sinistra. È proprio qualcosa di... Stava qua, stavo intanto. È proprio su un'edita, Speriamo di no. Non è che sta un po' variabile. Facciamo più attenzione ai limiti della pista. Nel secondo settore siamo 3 secondi e 5 sopra il passo. Poi vediamo. Emilia si sono ritirati, ragazzi, le esci. Compagnia bella, no?
Vabbè. Oh, perché? Perché le vedo sempre box, o è un bug? Sì, non io le vedo le box. Che cosa? Che te la dico io? La esce. È Emilio. Stai incrementando il tuo vantaggio, ottimo. Ore di 2 secondi e 6. Sei in dodicesima posizione. Nel terzo settore siamo 5 decimi sopra il ritmo ottimale. Nel primo settore siamo 2 secondi e 1 sopra il passo. Comunque aumentano i punti percentuali del banco del motore, eh? Ho detto che ti ritiri alla fine. Se non rientra da pistare, dai. Ti ritiri. Vai che il tuo distacco sta diminuendo. Ore di 13 secondi e 3 nel secondo settore. Siamo a un secondo e 4 sopra il ritmo ottimale. Io vado sempre la esce a mille però sta uscendo anche il web del box, no? Allora, diversi, diversi, diversi. L'ultimo passaggio è fatto registrare 1, 45 e 9. Nel primo settore siamo a un secondo e 5 sopra il passo. Vabbè, vedo una macchina del bosco, Nel primo settore siamo un secondo e 6 sopra il passo. Ragazzi, la macchina mi tira a destra. Che c'è la ruota posteriore a sinistra, nel secondo settore siamo un secondo e uno sopra il ritmo ottimale. Devo andare a fare una passeggiata alla sera. Lo so, ma sono una Honda. Mica bella pianta da riprendere qua. E che devo fare? Comunque mi è passato l'esice, non me l'ha segnalato, che lui era primo. Non ti ha dato la cosa blu? No, no, assolutamente, me ne sono accorto mo che è passato, sai che io li faccio passare sempre largi, no? Sì. Ma mi sono accorto che era lui il primo, però non me l'ha segnalato. Il tempo del tuo ultimo giro è di 1.45 e 1. Nel primo settore siamo un secondo e 6 sopra il passo. Ah, ora me l'ha dato, me l'ha dato. Cioè, ti sei passeggiato di puro, però. E minchia, dove sopra pure. Allora, è importante che ho fatto passare a quello. Se c'è la macchia, la vedo distrutta. E poi l'acqua pensa di attanto anche la vita. Nel primo settore siamo a un secondo e 4 sopra il ritmo ottimale. Faccio passare, passa. Sì, la sono io! Ah, a posto! Allora, non mi vuole passare! Ce l'hai a sinistra! Libero a sinistra! Io ho fatto l'altro! Ben fatto, bel sorpasso! Andrea, ma come mai ce l'hai finita la curva? Sì? Come ti è stato? No, dopo! Dimmi! Ce l'hai a destra!
e a fianco occhio nel secondo settore. Ma lei non ti sento, sei l'ingegnere che mi sta parlando. Il passo. Ce l'hai a fianco. Fianco a fianco. Libero a destra e a sinistra. E ancora lì. E ancora lì. Libero a sinistra. Vai, ti ho regalato la posizione. Sei in undicesima posizione, questo ultimo giro hai segnato 1:49.8, 6.5-2 libero a sinistra, nel terzo settore siamo a 4:00 sopra il passo, libero, abbiamo superato metà gara, il consumo è regolare, il carburante che hai è sufficiente per arrivare al termine. Vai Andrea, io tampono, nel senso li faccio il tempo. Vai. Vattene. Asfalto Snake, occhio che ce l'hai dietro, Nel primo settore siamo un secondo e 7 sopra il ritmo ottimale. Eccolo, è andato largo, vattene. Voglio un altro chietro. Ora mi ci infilo io. Se non è andato con questo giro. Non sa che non sto sulla venata in mangia, perché è bella bellissima sta. Nel secondo settore siamo 8 decimi sopra il passo. Perché come sta girando lui? No, come che riesce a girare tu? Curva, ah, non c'è. Già al 100% del danno in avanti come fa? Piano piano. Ma questa è la parte. Gli ero arrivato ottavo. Poi mi hanno cominciato a superare i toppiati e lì ho cominciato a fare. Entrate box, vecchio. Non c'è Snake che posso entrare il box. Non è buono che. Dai che il tuo vantaggio sta aumentando. Ore di 5 secondi e 7. Sei in nona posizione. Il tempo del tuo ultimo passaggio è di 1:44.7. Nel primo settore siamo un secondo e 8 sopra il passo. Abbiamo ridotto il distacco, bene, allora di 6 secondi e 0. Nel primo settore siamo un secondo e 4 sopra il ritmo ottimale. A destra, libero a destra. Per questo ancora pezzi, mi aggiorni per favore. Ce l'hai a sinistra, c'è un piccolo danno aerodinamico, ma sembra una cosa da poco. Ce l'hai a sinistra. Fianco a fianco, libero a sinistra. Ma c'è una macchina che fa sciogliere. Nel secondo settore siamo a 2 secondi e 5 sopra il passo. Bello. Mamma mia. Andrea, un attimo da dimmi. No, dopo. Niente, non ti vedevo più. Ci sono, sono ottavo. Sto andando a prendere il settimo. Vattene. Da là davanti sta. Sei in ottava posizione, il tempo del tuo ultimo giro è di 1:45.9. Nel secondo settore siamo a 2 secondi e 5 sopra il passo. No, perché si doveva infilare. Io ho giustamente gli albatato la strada. Da 4 è finito a 6. Da dietro c'ho Carminuccio. Nel primo settore siamo un secondo e 3 sopra il passo.
belli da come lì. È tipo ma non fa arte a parte. È mai che una cappalla tutta. Che miseria. Sette giri, ma che è? Il secondo settore, siamo in secondo e tre sopra il passo. 13. E lì già avete fatto? 3, 1, 3. Ah, te, quanto ne dovete fare? 20. Minchia. È come non mangiavo carne luce. Passaggio è fatto registrare 1,44 e 5. Puntiamo sulla consistenza e mi raccomando massima concentrazione. Questo è il tuo miglior giro al momento, siamo un secondo e tre sopra il ritmo ottimale, prendiamo un secondo sul passo nel settore 3. Aumenta, ore di 18 secondi e 5 del primo settore, siamo un secondo e uno sopra il passo. Secondo settore, siamo 8 decimi sopra il passo. Mi raccomando, campate il replay. Ultimo giro hai segnato 1,44 e 6. Nel primo settore siamo un secondo e 3 sopra il ritmo ottimale. Nel secondo settore siamo 5 decimi sopra il passo. Nel terzo settore siamo un secondo e 1 sopra il ritmo ottimale. Come dai, 6 giri, ma non li prendo più. Non mi dovevo fermare. Non puoi arrivare a me. Hai fatto il box? Ottavo, sì, sono dovuto rientrare a riparare la macchina. Nel primo settore siamo un secondo e tre sopra il passo. Oh, io vedo sempre Reisha e Mingo. E c'ho piede dietro a quel ritmo. Però con la macchina dello sfascio. Nel secondo settore siamo un secondo e due sopra il passo. Hai fatto registrare 1,45 e 7. Nel terzo settore siamo 2 secondi e 1 sopra il passo. Bravo Pier, bravo, 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 bravo. Primo settore, siamo un secondo e 4 sopra il ritmo ottimale.
secondo settore siamo 8 decimi sopra il ritmo ottimale. Amune, forza, dai, troppo giusa, dai. Dai. Prima posizione, dai. 6, ottava posizione. Il tempo del tuo ultimo passaggio è di 1.44.4. Hai appena segnato il tuo miglior giro. Mi raccomando, sempre massima concentrazione. Abbiamo il potenziale, cerchiamo di sfruttarlo al meglio. Nel primo settore siamo un secondo e quattro sopra il passo. Con me davanti non ne ho più. Nel primo settore siamo 9 decimi sopra il passo. No, nel secondo settore siamo un secondo e uno sopra il passo. Il tempo del tuo ultimo giro è di 1.44.4. Hai appena segnato il tuo personal best. Siamo più o meno in linea con il nostro potenziale. Rimani concentrato e cerchiamo di mantenere un buon passo. Nel primo settore siamo un secondo e due sopra il ritmo ottimale. 17 giri, dai, 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 dai. Nel primo settore siamo in ritardo di un secondo rispetto al passo. Dai, altri due giri, dai, dai. Nel secondo settore siamo 2 secondi e 1 sopra il passo. Due giri al termine. Nel tuo ultimo giro hai segnato 1.45.5. Nel secondo settore siamo 2 secondi e 1 sopra il passo. Settore siamo un secondo e 5 sopra il ritmo ottimale.
Vai, l'ultimo giro, vai. Io devo assolutamente aprire. Posizione. La gara è terminata, ti aspettiamo in box. Bella. Salvate ragazzi, salvate. Appena dà la possibilità, se la dà. Che non la dà. E come si fa? Vabbè, salva replay. Ah, eccolo qui, salva replay. No, a me non lo salva, eh. Sì, no, dagli tempo. Ah, ok. Se mi esce la scritta non lo fa. Bella la battaglia pure con Snake. Mi è piaciuta. E a Matteo Sesto? Cosa è successo? Matteo Sesto. Black quarto, Skirrel quinto. Rat, Domenico. Ma voi vi dà la possibilità di salvare? Sì. Io non me lo sto facendo fare. Devo bloccare. Ok. Salva replay. La foto che hai scattato e replay salvate possono essere rivisti i momenti migliori delle. Ok. Perfetto. Devi dare tempo perché è lento. Quindi l'ha salvato, giusto? Sì, sì. Continua. Bella questa, F12. Continua. Aspetta, aspetta, faccio team. Aspetta, io devo fare un po' di foto, capito? Vai, vai. Ok. Poi seleziona piloti. Poi F. F12. Ok. Continua. Perfetto. Come round 1 di 1? No, round 1 di 3. Un utente è... Oh, Nilla, saliamo sopra? E te l'ho risposto tutto io, ok. Okay. Vabbè, iniziano da dove vai, direttori? Sì, sì, no. Sì. Un utente è andato in un altro canale. È stato spostato in un altro canale. Sei stato spostato. Un utente è stato spostato. No, 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 è stato spostato. Ah, è stato spostato nel tuo canale. 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 Ragazzi, io devo fare un attimo un appello perché non si può andare, cioè no, tranquillamente raga, non riesco più a entrare su mi potete spiegare chi no, è una macchina viola, quindi non lo so, viola e bianca, viola e bianca, sì, non lo so, è il team di Matteo. Era la tua, voglio allora aspetta no, lascia
mi devi spiegare tu però con una foglia e una matita come vuoi farmi a passare in una rotatoria? Cioè, non hai frenato e mi hai buttato il muro. Hai la macchina bianca. Macchina distrutta. Aspetta. Mi devi fare un attimo parlare. Macchina distrutta, ho continuato. E io devo chiedere scusa in ginocchio a Pierre che gli ho rovinato la gara a lui. Perché la mia macchina è slittata. Non è più senza controllo e l'ho buttato per aria. Siete due mi devi capire perché mi siete venuti addosso. Tu senti che passi? Io ti posso capire in una curva. Davide, non parlare. Ma se tu mi vuoi superare, basta. Aspetta, adesso rispondo io. Rispondo io, visto che mi stai facendo già del cazzo, mi stai accusando. Mi hanno inculato da dietro. Okay, e allora sono venuto addosso. Tu fai come si riesce da qua? Posso dire una cosa, ragazzi? Kira, quante gare hai messo in campionato? Una per ora, ma le posso aggiungere? Sì, una, perché ce n'è una sola per il momento, se puoi aggiungere le altre. Sì. Io mi sono ritirato e ho visto un po' la gara di Axor. Che i sorpassi, non perché è compagno di squadra, ma che i sorpassi almeno siano un po' puliti. Sì, sono stati tra le due tra scrivere le tre. Ragazzi, scusate. Al posto di fare tutte queste polemiche, come fai e come non fai, arrivato a un certo punto. Chi ha organizzato il campionato, chi dirige il tutto, si guarda il replay perché è stato salvato, si fa come la Formula 1, gli altri si penalizza. Se fai un sorpasso con quattro ruote. Scusatemi ragazzi, senza fare tante polemiche inutili e mettersi a litigare come sempre, si rivede il replay. Si fa come fanno nella realtà, in Formula 1 o nelle altre gare. Se hai fatto un sorpasso con quattro ruote fuori dalla pista, il sorpasso non è valido. Cioè non è che ci vuole tanto. Oppure, no, se... stavo solamente dicendo. Oppure, io sto parlando, non mi interessano le polemiche, io vi sto spiegando come funziona, perché è inutile a dire, ma te non potevi, quell'altro mi ha tamponato, quell'altro... No! Si vede il replay. No, Andrea, aspetta, non hai capito niente allora. Io sto dicendo soltanto. Non c'è niente da capire. Voglio spiegare solo tu come volevi provare a fare il sorpasso. Lui mi ha detto sono stato spinto. Allora, Matteo t'ha detto. Mi hanno spinto da dietro. Mi hanno tamponato, la macchina è scivolata e io sono venuto addosso a te. Questo, ragazzi. Io stavo già frenando. Ecco. A ruote bloccate, la macchina è andata dritta. Questa è una cosa verificabile, basta rivedere il replay, non è e che... c'hai ragione, però in questo caso... Ma a quel punto lì, se Matteo ha detto una stronzata, mettiamo per caso, si penalizza. Cioè, nel senso, si deve vedere sempre il replay. Ma io questo sto dicendo, si vede il replay, se Matteo ha detto una stronzata va penalizzato, gli va levata la posizione, gli vanno levati i punti, gli va levato quello che sia. Questo non vale solo per Matteo, questo vale per tutti. No, è logico. Posso dire un attimo una cosa? Come io sarò penalizzato su Pia, perché io là ho voluto fare, ho sorpassato.